mondo arcaico e violento, oscuro e silenzioso. Questa potrebbe sembrare una storia dell'orrore, perché è una storia di morti, tanti morti ammazzati, una storia di stragi, di teste tagliate usate per fare il tiro a segno. Potrebbe essere la storia di una setta esoterica, fatta di segreti, di regole, di gradi dal suono misterioso, supremo, santa, Vangelo. Una setta che cresce e si muove nell'oscurità e nel silenzio. Invece no, è molto peggio. Perché questa non è soltanto una storia che nessuno conosce. Questa è una storia che nessuno riuscirebbe ad immaginare. Questa è la storia dell''Ndrangheta calabrese. Per raccontarla partiamo da tre cose: uno stato d'animo, una voce e un uomo. Lo stato d'animo è quello della paura. Di più, è terrore. C'è un uomo fermo nel buio e quello che prova è terrore. È un ingegnere e potrebbe essere in ufficio a lavorare oppure a casa sua con la sua famiglia. E invece è immobile nel buio, un'oscurità fredda e silenziosa che lo avvolge. Nient'altro che quello, buio e freddo e terrore. La voce. La voce è quella di un uomo distinto ed elegante che si chiama Signor Bianchi, o almeno dice di chiamarsi così. Il Signor Bianchi è seduto in un salottino nella sede di una ditta a Lucernate di Rho, in provincia di Milano, e sta parlando con uno dei dirigenti della ditta. Sono soli. La segretaria è appena arrivata, ha portato il caffè e poi se n'è andata perché il dirigente le ha chiesto di lasciarli soli. In realtà non sono soli. Fuori, in un'altra stanza, c'è un capitano dei carabinieri della direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria con i suoi uomini, che sta intercettando tutto, lo sta videoregistrando, parola per parola. Perché il signor Bianchi non è un normale uomo d'affari venuto a discutere di lavoro. È un esponente della cosca mafiosa dei Piromalli e a quella ditta è venuto a chiedere un contributo, come lo chiama lui. La ditta si occupa di importazioni e lui vuole un dollaro e mezzo per ogni container che viene sbarcato nel porto di Gioia Tauro. Noi siamo là, dice il signor Bianchi. Noi viviamo là. Abbiamo il passato, il presente e il futuro. Questo dice la voce. Abbiamo il passato, il presente e il futuro. Ricordiamocelo. Il terzo elemento per raccontare la nostra storia è un uomo. Un uomo di quasi 70 anni, un pensionato, perché dal 1982 prende regolarmente la pensione di invalidità civile come operaio forestale, 520 euro al mese. Gli hanno anche assegnato una casa popolare, ad Africo, in provincia di Reggio Calabria, vicino al paese in cui è nato. Quell'uomo però non vive lì. Ogni tanto vive in un casolare a Santa Venere, una montagna isolata nel cuore dell'Aspromonte. È lì che i carabinieri del ROS di Reggio Calabria vanno a prenderlo il 18 febbraio del 2004 e lo arrestano. Perché non è soltanto un pensionato di 70 anni quell'uomo, è un boss dell''Ndrangheta, la criminalità organizzata calabrese. È il boss di Africo, si chiama Giuseppe Morabito, detto Utira Dritto, ed è latitante da 12 anni. È importante Giuseppe Morabito, detto Utira Dritto,
La sua storia è la storia dell''Ndrangheta, il passato, il presente e il futuro. Controllato dall''Ndrangheta anche l'aria che noi respiriamo. E spiego. E loro hanno in mano la maggior parte degli esercizi più grossi commerciali. Al loro conto ci sono dei prestanomi. Poi i traffici internazionali di droga hanno portato un'economia non indifferente nella nostra territoria, quindi una parte di quel ricavato viene investito sul territorio, quindi è tutto in mano loro. 'Ndrangheta è una parola misteriosa, quasi impronunciabile, così strana e così dura, troncata all'inizio da un apostrofo. Non è una parola semplice e nota, come Cosa Nostra o Camorra. Non sembra neanche il nome di un'organizzazione criminale, sembra piuttosto il nome di una setta. 'Ndrangheta, una parola arcaica, di una lingua sconosciuta, una di quelle che si potrebbero trovare in un rituale di iniziazione. Non si sa neanche bene che cosa voglia dire o da dove venga, forse dal greco 'ndrangetos, che significa uomo coraggioso, oppure da 'ndrangetendra, un verso che accompagnava la tarantella. E chi l'ha inventata? Forse l'hanno inventata a metà del 300 tre cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso e Carcagnosso. E non si chiamava neanche così all'inizio. Si chiamava picciotteria, onorata società, famiglia Montalbano. Qualunque cosa sia, in realtà, l''Ndrangheta nasce a metà dell'Ottocento e nasce per lo stesso motivo per cui nascono la Camorra a Napoli e Cosa Nostra in Sicilia. Coprire un buco lasciato aperto dallo Stato, sfruttando una situazione di estremo degrado e miseria. L''Ndrangheta assume due ruoli sociali fondamentali. Un primo ruolo è quello di difesa della povera gente. Paradossalmente riusciva a dare risposte che lo Stato non riusciva a dare. Questo sistema, questo meccanismo, l''Ndrangheta continuerà ad averlo anche per un lungo tempo. Dall'altra parte ha una funzione di mediazione dei conflitti, conflitti difficilmente risolvibili. Pensiamo per esempio ai conflitti d'onore. Io ho notato come in quegli anni l''Ndrangheta, rispetto per esempio ad un giovanotto che insidiava una ragazza, quella ragazza non lo voleva, i genitori di quella ragazza non volevano quel matrimonio, quel padre di quella ragazza si rivolgeva al carabiniere dell'epoca e il carabiniere cosa poteva fare nei confronti di quel giovane? Ma se quel genitore si rivolgeva ad un 'ndranghetista e l''ndranghetista chiamava il giovane, quella ragazza non l'avrebbe più guardata. Era una funzione di protezione dell'onore delle ragazze. In realtà, parliamoci chiaro, era un sistema di controllo della società. Però non c'è dubbio che questo svolgeva una funzione importante in quel momento lì. L''Ndrangheta è formata da piccoli nuclei familiari che si chiamano 'ndrine. Famiglie, non gruppi di appartenenza come quelli di Cosa Nostra, che prendono il nome dal luogo in cui si trovano e sono formati da affiliati di varia provenienza. Famiglie anagrafiche, fatte di consanguinei, famiglie vere e proprie. Due o tre famiglie, due o tre 'ndrine, che si trovano nello stesso luogo, ad Africo, a Platì o a San Luca, formano un'entità che si chiama locale. Nelle 'ndrine, nelle locali, ci stanno gli 'ndranghetisti, che hanno vari gradi, gerarchicamente definiti. All'interno del locale c'è il capo locale, che è colui il quale ha potere di vita e di morte su tutti, il contabile, che è il ministro dell'economia, è colui il quale paga gli avvocati, colui il quale pensa ai familiari dei detenuti, colui il quale amministra comunque i soldi, i proventi delle attività illecite. Poi abbiamo il crimine, che è il ministro della guerra, il ministro della difesa, che naturalmente organizza gli omicidi e le modalità degli omicidi e la difesa del locale quando questo viene attaccato. Prima di entrare nell''Ndrangheta si è contrasti onorati. Essere contrasto onorato quindi non è un soggetto affiliato all''Ndrangheta, potremmo dire un favoreggiatore, è un soggetto che viene studiato anche un anno o due anni da altri affiliati per capire, per stabilire se lo stesso può entrare a far parte del locale di 'Ndrangheta. Per entrare nell''Ndrangheta c'è un rituale di iniziazione, proprio come nelle società segrete, o meglio, nelle sette esoteriche.
L'aspirante 'ndranghetista, il contrasto onorato, viene portato in un locale battezzato in nome dei tre cavalieri spagnoli. Lo presentano almeno 7 'ndranghetisti e uno di loro garantisce per lui con la vita. Si dispongono tutti a ferro di cavallo, a cerchio formato si chiama. Sono tutti disarmati, tranne il capo locale, e tengono tutti le braccia conserte, tranne uno, il picciotto di giornata, che può muoversi e perquisire tutti gli altri. Poi inizia il rito, in nome dell'Arcangelo Gabriele e di Santa Elisabetta. Prima della famiglia, dei genitori, delle sorelle, dei fratelli, viene l'onore della società. E cos'è la società? Una palla di sangue che gira tutto il mondo, calda come il fuoco, fredda come il ghiaccio e umile come la seta. E cos'è l'affiliato? Un leone legato con una catena di 24 maglie e 25 anelli. E quanto vale? Quanto una piuma d'oro esposta al vento. L'affiliato giura che non avrà rapporti con chiunque porti una divisa o una toga. Un uomo dello Stato, un carabiniere, un prete, un magistrato, chiunque abbia giurato fedeltà a qualcos'altro che non sia la 'ndrangheta. Alla fine, il capo locale incide una croce sul pollice della mano sinistra dell'affiliato. Fa cadere alcune gocce di sangue su un'immagine di San Michele Arcangelo, ne taglia la testa e la brucia. Ha un nome significativo, il rito di affiliazione alla 'ndrangheta. Si chiama battesimo e dura tutta la vita. Allora tu vuoi emergere, tu vuoi essere qualcuno. Allora questo ti porta ad affiliarti, a metterti in mostra che tu non hai paura di nessuno e fai qualunque cosa. Allora iniziano come si inizia. Uno dei tanti modi di iniziare a far parte di questo mondo è con qualche viaggio al nord. Ti pigli il treno e porti qualche pacco. Allora lì ti arrivano i primi soldini. E così lo fai, e continui. Finché non entri nel mondo e inizi pure tu a fare qualcosina, sempre controllato. E poi inizi l'ascesa. Africo è un paesino sull'Aspromonte. Un agglomerato di case grigie, verdine e gialle che si impastano come un accampamento militare lungo la statale 106. Come lo definisce Corrado Staiano, in un bel libro che appunto così si chiama, Africo. È un paese di 3.500 abitanti, ricostruito in fretta sul mare dopo che un'alluvione, nel 1951, ha distrutto quello che si trovava in montagna. Povero, cotto dal sole, fatto di case quasi nuove ma già scrostate o finite a metà, con le pareti di forati senza intonaco. È qui che negli anni 50 Giuseppe Morabito, detto Peppe, entra nella 'ndrangheta. Il giovane Peppe ha circa 20 anni ed è un tipo molto svelto e deciso. Ad Africo, il paese in cui vive, c'è una locale formata dalle 'ndrine delle famiglie Morabito, Bruzzaniti e Palamara. Il giovane Peppe ha le capacità ed ha anche le conoscenze giuste perché è di famiglia. Così entra nella sua 'ndrina e da contrasto onorato diventa picciotto. Lo tiradritto, a dire il vero, era il padre di Morabito Giuseppe, veniva chiamato tiradritto. E poi lui l'ha ereditato questo tiradritto, sparadritto, cioè che ha una buona mira. Morabito non ha titolo di studio, è ufficialmente è un operaio forestale, è ufficialmente un uomo incolto. Però ho detto un uomo estremamente intelligente, estremamente furbo. Ricordiamoci di quell'uomo, quello che abbiamo visto all'inizio. C'è un uomo fermo nel buio, sempre, di giorno e di notte, che trema di freddo d'inverno e muore di caldo d'estate, esposto alla pioggia che filtra da un tetto di frasche. Da quanto tempo è lì?
giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Quanto tempo? Non lo sa. È legato ad una catena e dorme per terra, nella polvere, come un animale. Ha una famiglia, quell'uomo, una moglie e dei figli, ma non li può vedere. Le uniche persone che vede, o meglio che non vede, perché quando le incontrano il volto coperto da un cappuccio, le uniche persone che entrano in contatto con lui per portargli da mangiare non parlano molto, non aprono bocca, se non per dargli ordini o minacciarlo. Torniamo all'Andrangheta. San Michele Arcangelo, gli antichi cavalieri spagnoli, l'Andrangheta ha anche un santuario. È quello della Madonna di Polsi, sull'Aspromonte, dove ogni anno in settembre, proprio per la festa della Madonna, i capi delle locali si riuniscono per risolvere problemi e litigi. Sembra davvero una setta. Sembra qualcosa di esagerato e di pittoresco. Però attenzione, perché l'Andrangheta non è pittoresca. L'Andrangheta è feroce. L'Andrangheta uccide. Per esempio, ci sono le faide. I contrasti tra le varie 'ndrine, i litigi tra uomini d'onore, le questioni tra le famiglie che si spartiscono gli affari del luogo, iniziano con un'offesa e finiscono nel sangue. E continuano anno dopo anno, colpendo tutti, parenti, amici, consanguinei. È qualcosa di tribale. Bisogna continuare ad uccidere finché l'ultimo maschio della famiglia non sarà morto. Come la faida di Seminara. Seminara è un paesino di 3.500 abitanti ai piedi del massiccio dell'Aspromonte. Domenico Gioffrè e Pietro Pellegrino sono i capi delle 'ndrine di Seminara. Hanno litigato per un appalto sui lavori dell'autostrada che si sta costruendo. All'uscita di un bar, un uomo legato all'andrina dei Pellegrino offende uno dei Gioffrè. Saltano fuori le pistole e ci scappa il morto. Il primo. 7 morti in 8 mesi insanguinano le vie di Seminara. Signor Vincenzo Surace, perché Rocco è stato ucciso? Non mi sento di parlare. Non sa niente. Eppure lavora qui vicino al distributore. Ma è qui che fu colpito Pietro Paolo. Ha detto, non ho vittima. Cosa? Ha detto! Non sa niente. Non sa nulla? Non sa niente. Ma qui ci sono i segni dei colpi. Niente saccio io, se non saccio. Faida di Cimino, i Barillaro contro il Reale. 30 morti. Faida di San Luca. Uno scherzo di carnevale fa scoppiare un contrasto tra 'ndrine. 7 morti. Faida di Cittanova, faida di Motticella. Una delle ultime è la faida di Taurianova, 17.000 abitanti, nel cuore della piana di Gioia Tauro. Da una parte le 'ndrine degli Zagari, degli Avignone, dei Giovinazzo e dei Viola. Dall'altra quelle degli Asciutto e dei Lampo. 12 morti in 15 giorni. Nel maggio del 1991 Rocco Zagari si sta facendo fare la barba dal barbiere quando un killer lo inchioda sulla sedia con ancora il volto insaponato dalla schiuma. Il giorno dopo la vendetta, 4 morti. Tra questi c'è un salumiere che si chiama Giuseppe Grimaldi. Uno dei killer prende il coltello del salumiere e gli taglia la testa. Poi la lancia per aria in mezzo alla strada e gli altri si divertono a fare il tiro a segno. Siamo all'aperto, a 2 passi dalla piazza del paese, e ci sono almeno 20 persone impietrite che guardano quella testa mozzata volare per aria colpita dai proiettili. Sembra un film. Sembra un film pulp di Quentin Tarantino, oppure un film dell'orrore di Dario Argento. E invece è successo veramente. È vero.
agli anni 50 e gli anni 60 la 'ndrangheta si caratterizza come un'organizzazione che comincia ad insediarsi e a mettere radici più robuste di quelle di prima. Intanto comincia ad allargarsi, comincia ad espandersi rispetto al proprio alveo tradizionale, ai punti di nascita. Poi cominciano le prime presenze sia nel campo dell'agricoltura, quindi nell'intermediazione agricola, sia nel campo dell'edilizia. A metà degli anni 60 viene deciso di completare l'autostrada del Sole nel tratto Salerno-Reggio Calabria. Metà degli investimenti destinati alle autostrade vengono concentrati in quest'opera necessaria, indispensabile per una regione bellissima e degna di maggior fortuna come la Calabria. Il problema è che arrivano le 'ndrine, che pretendono il pizzo per permettere i lavori, se no può sempre succedere qualche incidente. Poi pretendono che uomini della 'ndrangheta vengano assunti come guardiani e poi che i lavori di subappalto vengano assegnati a ditte legate ai boss delle 'ndrine. Autorevoli personalità della Commissione parlamentare antimafia hanno detto che nel bosco di Rosarno gli è avvenuta la ripartizione dei proventi che devono spettare alle cosche mafiose per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Alcune ditte del nord non si pongono nessun problema. Prendono contatto direttamente con le 'ndrine, si accordano sul prezzo e inseriscono questi costi nell'appalto, che in questo modo lievita sempre di più, costando sempre di più allo Stato. E la Salerno-Reggio Calabria resta quello che è. Gli affari cominciano a diventare grossi e i soldi sono tanti. Ci sono gli appalti, c'è il pizzo sulle varie attività, c'è il contrabbando delle sigarette. Ci sono sempre le faide, gli omicidi e gli ammazzamenti, ma intanto le famiglie che si sono affermate nella 'ndrangheta calabrese sono soprattutto tre. Una è quella di Don Mommo Piromalli, che domina la piana di Gioia Tauro. La seconda è quella di Don Mico Tripodo, che governa Reggio Calabria. E la terza è quella di Don Antonio Macri, che sta nella Locride. Don Mommo Piromalli, Don Mico Tripodo, Don Antonio Macri. Sono tutti personaggi da film o da romanzo, che sembrano usciti dal Padrino, con l'unica differenza che invece di parlare in siciliano, parlano in calabrese. Io ho conosciuto Don Mommo Piromalli a Messina, 1978. Io dirigevo la squadra mobile di Messina. Don Mommo era ricoverato in ospedale perché ammalato di cirrosi. È stato molto gentile, come i vecchi mafiosi, si sono sempre dimostrati apparentemente nei confronti della cosiddetta autorità. È una tecnica. Mi ha fatto i complimenti perché aveva letto sul giornale che ero venuto a dirigere la squadra mobile di Messina e alla mia richiesta, così, una domanda un po' provocatoria da parte mia, come mai in Calabria erano stati negli anni precedenti episodi di sangue particolarmente efferati a Seminara, dove erano stati uccisi addirittura dei ragazzini in culla di sesso maschile perché nel presupposto che nel futuro avrebbero portato avanti il sistema della vendetta, era molto dispiaciuto di questo fatto, si dimostrò, nel senso che neanche lui era riuscito a risolvere questo problema. Alla mia richiesta, come mai, insomma, esiste ancora l'andrangata in Calabria, secondo un suo parere autorevole, sorridendo mi disse: non, la mafia esiste, l'andrangheta esiste, perché in Italia non funziona la giustizia civile. Un giorno vanno da Don Mommo due fratelli che hanno un problema di eredità. Il padre gli ha lasciato un asino e una casa e non sanno come dividerli. Don Mommo assegna l'asino al fratello che fa il contadino e la casa a quell'altro. Giustizia rapida e senza appello. Come si fa ad appellarsi ad una sentenza di Don Mommo Piromalli? Su Don Mico Tripodo c'è un fascicolo di più di 1000 pagine, in cui le sue attività sono definite vere e proprie opere d'arte della malavita. Ma il vero padrino, quello dei film, è Don Antonio Macri. Uzzin Toni, lo zio Antonio come lo chiamano, ha contatti con Cosa Nostra Siciliana e ha rapporti con gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. Le sue attività vanno dall'agricoltura al contrabbando di sigarette, fino alle banche, agli appalti, all'assunzione di personale nelle strutture pubbliche.
Allo zio Antonio non piacciono i sequestri di persona e non piace la droga, proprio come il padrino del film. La 'Ndrangheta non ha una struttura verticistica come Cosa Nostra, non ha una cupola. Ha una struttura orizzontale, tutte le 'ndrine sono più o meno pari. Però in quegli anni quelle che hanno maggiore influenza sono le loro, i Macrì, i Piromalli, i Tripodo. Poi succede qualcosa. Lo zio Antonio è tranquillo, è a Siderno, nel cuore del suo regno, dove è temuto e rispettato. È il 20 gennaio 1975 e Don Antonio Macrì ha appena finito di giocare a bocce, che sono la sua passione. Non ha mai rinunciato a giocare anche quando era latitante. Monta in macchina, dove l'aspetta la sua guardia del corpo, e in quel momento un'altra auto si affianca alla sua. Ne escono quattro uomini armati che cominciano a sparare. Otto colpi contro la fiancata della macchina di Don Antonio, che muore sul colpo. Hanno ammazzato lo zio Antonio. Perché? Non è una cosa da poco, è l'inizio di una guerra. Perché l'hanno fatto? Le cose stanno cambiando anche in Calabria, gli affari sono cambiati. Adesso ci sono i grandi appalti. Ci sono i lavori per la costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, un colosso immaginato in piena crisi della siderurgia e destinato a rimanere incompiuto. C'è la costruzione di un impianto chimico a saline ioniche. E non ci sono solo gli appalti, ci sono le assunzioni nelle strutture pubbliche, con Catanzaro che è diventata capoluogo di regione e l'università che è arrivata a Cosenza. Sono tanti soldi. I giovani delle cosche emergenti, soprattutto i De Stefano di Reggio Calabria, quei soldi li vogliono. Ma per far questo bisogna cambiare le regole. Bisogna avere rapporti con gente importante, anche con le divise, con gli uomini dello Stato. E poi, per entrare in quegli affari, ci vogliono soldi. Soldi che si possono fare con la droga e i sequestri di persona. I vecchi però non vogliono. E allora scoppia la guerra. Succede che alcuni vecchi della 'Ndrangheta accettano questo discorso. I Piromalli lo accettano. Altri, Don Mico Tripodo, Don Tony Macrì, non lo accettano e quindi vengono ammazzati. Don Mommo invece no. Lui si mette d'accordo con il De Stefano, accetta il cambiamento e infatti morirà di morte naturale nel suo letto di malattia nel 1979. Il suo funerale sarà seguito da una folla di almeno 6.000 persone che seguono la bara sotto una pioggia battente. Gli altri invece no, non accettano il cambiamento e uno dopo l'altro vengono ammazzati tutti. È una guerra generazionale che vede una specie di ricambio, fuori i vecchi e dentro i giovani. Don Antonio Macrì, lo abbiamo visto, è stato ammazzato fuori dal campo di bocce. Don Mico Tripodo muore lontano, a Napoli. È stato arrestato ed è nel carcere di Poggio Reale. È tranquillo anche lui, è temuto, rispettato ed è difeso dai suoi guardaspalle. Ma a Poggio Reale comanda Raffaele Cutolo con la sua nuova camorra organizzata. E Raffaele Cutolo si è messo d'accordo con il De Stefano. I suoi killer si fanno aprire la cella di Don Mico, lo sorprendono nel sonno e lo uccidono a coltellate. Assieme a Don Antonio Macrì e a Don Mico Tripodo muoiono almeno 300 persone. Sembra una guerra, è una guerra di mafia, che per adesso in Calabria è ancora la prima. Con la guerra gli equilibri all'interno della 'Ndrangheta cambiano. I Piromalli restano a dominare la piana di Gioia Tauro, anche se naturalmente Don Mommo dice di no. Si dice che nessuno può muoversi a Gioia Tauro, ottenere un posto, ottenere una prebenda, senza l'ok di Mommo Piromalli. Ma io manco, come le ripeto, da 4 anni. Allora queste povere gente sono tutte sedute sul marciapiede in mezzo alla strada, perché Mommo Piromalli non c'è e non può assicurargli un posto. A Reggio Calabria i Tripodo non ci sono più.
Adesso l'andrina più forte è quella dei De Stefano, Giorgio De Stefano e suo fratello Paolo, Paolo De Stefano, che ha contatti con la camorra per il traffico di droga e di sigarette. E nella Locride? Don Antonio Macri non c'è più. Chi comanda adesso nella Locride? Africo, in quegli anni, negli anni 70, è quasi uguale a quella di 20 anni prima, quando si è spostata dalla montagna al mare. Manca l'acqua, le tubature della rete idrica sono rotte e la ditta romana che dovrebbe occuparsene non l'ha mai fatto. Non c'è un piano regolatore. I cantieri edili sono fermi. Ci sono 500 disoccupati e 400 immigrati e il resto del paese vive sfruttato dai collocatori di manodopera clandestina o con le pensioni di invalidità. C'è chi protesta, ma non succede niente. E c'è l'andrangheta. Ci sono le nuove ndrine vincenti, quelle che sono uscite dalla guerra. E Giuseppe Morabito, Peppe Morabito, che adesso chiamano Utiradrittu. Dov'è finito Utiradrittu? Utiradrittu è furbo. Ha capito come tira il vento e si è adeguato. Adesso, nella Locride, tra chi comanda, c'è anche lui. Lui ha avuto la capacità, ha avuto l'intelligenza, da partendo da ndranghetista antico, a diventare ndranghetista moderno, quindi a interessarsi di tutto ciò che l'andrangheta si interessa oggi e si è interessata oggi. Cioè è stato ha talmente carisma, altrimenti non avrebbe avuto seguito e credito. L'andrangheta è cambiata, ma a modo suo. Non è un'organizzazione criminale come tutte le altre, lo abbiamo visto. Sembra quasi una setta esoterica, che ha i suoi riti, ha i suoi segreti, ha le sue formule che sembrano venire da un passato arcaico e feroce, ci tiene molto, anche a costo della vita. Per concludere certi affari, bisogna parlare anche con le divise, anche con gli uomini dello Stato, ma questo l'andrangheta non potrebbe farlo. E allora? Bisogna fare qualcosa. È così che nasce la Santa. Riti che sfiorano la magia. I santisti si riuniscono sempre in sette e in una notte di cielo stellato, perché loro sono stelle. Questa santa sera, nella solitudine e nel silenzio di questa santa notte illuminata dalla luce delle stelle, i santisti giurano sotto il nome di Gaspare, Melchiorre, Baldassarre e di Nostro Signore Gesù Cristo. Possono fare tante cose i santisti. Possono entrare in contatto con gli uomini dello Stato per creare quella zona grigia in cui si toccano istituzioni, imprenditoria e criminalità organizzata. Possono anche tradire i santisti. Possono diventare confidenti della polizia e denunciare alcuni affiliati che sono diventati troppo scomodi. Hanno un gran potere i santisti. Hanno il potere sulla vita delle persone, proprio come i grandi maestri di una setta esoterica. La Santa ha tre protettori, tre cavalieri d'onore, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe La Marmora. Strani protettori. Due di questi sono addirittura delle divise, sono dei generali. E come tutti quelli che portano la divisa, per l'andrangheta sarebbero degli infami. Però tutti e tre sono anche un'altra cosa, sono massoni. L'andrangheta si trasforma e diventa un'altra organizzazione in virtù di una decisione che fu fondamentale. La decisione fu quella di partecipare alle logge massoniche della massoneria. Logge importanti, perché potevano garantire all'andrangheta la possibilità di entrare in contatto con magistrati, con uomini dell'esercito, con avvocati, con notai, con imprenditori, con i quali non era possibile entrare in rapporto fuori. C'è un uomo che può servire a raccontare tutto questo. Si chiama Pietro Marrapodi e la sua è una strana storia che finisce con uno strano mistero. Il dottor Pietro Marrapodi è un notaio di Reggio Calabria che si occupa di tanti affari e che ad un certo punto si iscrive alla massoneria. Ma il notaio Marrapodi è anche legato all'andrangheta, per la quale tiene relazioni importanti con persone importanti e insospettabili. Non è l'unico personaggio legato alla criminalità organizzata a far parte della massoneria calabrese. C'è anche Don Antonio Macri, Don Mommo Piromalli e molti dell'andrina dei De Stefano. Nella massoneria ci sono persone a cui non piacciono certi ingressi. All'avvocato generale dello Stato Francesco Ferlaino, per esempio, non piacciono. Quella non è la massoneria. La massoneria è un'altra cosa. Semmai quella è massoneria deviata. L'avvocato Ferlaino
viene ucciso a Lamezia Terme il 3 luglio del 1975 da killer rimasti sconosciuti. Coperto dalla loggia, il notaio Marrapodi mantiene i contatti tra l'Andrangheta e certe persone che contano. Poi il suo nome salta fuori e finisce nell'Operazione Olimpia, un'inchiesta condotta dalla magistratura di Reggio Calabria e che si occupa anche dei rapporti tra Andrangheta e massoneria. Il notaio Marrapodi finisce dentro e comincia ad avere paura. Si convince che forse è meglio parlare e qualche cosa comincia a dirla ai magistrati. Comincia a collaborare con il giudice Cordova, con la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e anche con quella di Messina, che indaga su alcuni magistrati calabresi finiti nelle inchieste. Il notaio Marrapodi viene scarcerato e torna a casa e lì, pochi giorni prima del processo, viene trovato morto. Impiccato. Un suicidio, forse. O forse no. L'Andrangheta ha un'anima istituzionale e un'anima mercantile. L'anima mercantile è quella che si dedica ai traffici internazionali di qualsiasi sostanza proibita, quindi il traffico di armi, il traffico di droga, il traffico di esseri umani, il traffico di scorie e di rifiuti tossici e qualunque altra cosa. Poi c'è una 'Ndrangheta che invece ha una dimensione territoriale, potremmo dire istituzionale, quella che cioè occupa un determinato territorio e tende a controllare tutto quello che avviene sul territorio, soprattutto dal punto di vista economico. È una 'Ndrangheta quindi che si occupa di estorsione a tappeto, che si occupa di usura, che si occupa soprattutto di appalti, che tende a monopolizzare per avere il controllo totale di tutti i finanziamenti pubblici in questo settore. E questo le consente di avere un rapporto anche con il mondo politico e amministrativo che le dà ulteriormente forza, perché poi al momento delle consultazioni elettorali è in grado di influire pesantemente sull'esito delle consultazioni. L'Andrangheta è entrata in società e grazie alla Santa adesso può avere rapporti anche con i politici, nonostante ci siano politici che dicono che l'Andrangheta non esiste, che la criminalità organizzata in Calabria non c'è, è soltanto un'invenzione per screditare il Sud. Come il sindaco democristiano di Gioia Tauro, Vincenzo Gentile, che lo ripete anche ad un processo. Il sindaco Gentile verrà ucciso a Gioia Tauro nel 1987 da killer dell'Andrangheta. L'Andrangheta propone anche direttamente i suoi candidati alle elezioni e li sostiene, anche troppo. Come con l'avvocato Giorgio De Stefano, cugino del boss Paolo De Stefano, che alle comunali di Reggio Calabria rischia di superare con le preferenze il suo capolista della Democrazia Cristiana ed è costretto a chiedere ai suoi elettori di non votarlo più, primo e unico caso in Italia. I boss dell'Andrangheta, naturalmente, negano ogni rapporto con la politica. Comunque, lei è un uomo che ha relazioni politiche con uomini importanti? No, assolutamente no. E certamente che se un uomo politico mi incontra e mi conosce, perché quasi sono tutti del luogo, i politicanti della Calabria mi incontrano e mi salutano, buongiorno Piero Malli, io dico buongiorno onorevole, e se qualche volta ho avuto bisogno di qualcosa mi sono rivolto a loro, come lo fanno tutti. Non sono io il primo a rivolgermi a un parlamentare, a un politicante, di dire ho bisogno di voi, mi trovo in difficoltà, datemi una mano d'aiuto. Ma nelle relazioni dell'Andrangheta con la politica c'è anche un aspetto meno chiaro e se possibile ancora più inquietante. Sono i rapporti di alcune 'ndrine con l'estrema destra e soprattutto con quella del principe Junio Valerio Borghese. Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. Nel 1970, a Reggio Calabria, succede qualcosa di importante, qualcosa che cambierà il volto dell'intera regione. C'è la rivolta dei boia chi molla, ci sono i moti di Reggio. La rivolta di Reggio Calabria inizia il 5 luglio 1970. Si è saputo che nella risistemazione della regione il capoluogo non andrà a Reggio Calabria ma a Catanzaro.
È stato il sindaco di C, Pietro Battaglia, a renderlo noto, con quello che verrà chiamato il rapporto alla città. I reggini lo sentono come un complotto, come una perdita, sia economica che morale, e scoppia la rivolta. La rivolta di Reggio dura quasi un anno. Il 12 febbraio 1971 il presidente del Consiglio Emilio Colombo annuncia che in cambio del capoluogo e dell'università, che resteranno a Catanzaro e a Cosenza, a Reggio andrà il quinto centro siderurgico italiano, con investimenti per 10.200 posti di lavoro. I reggini accettano. 10 giorni dopo, i carabinieri, la polizia e l'esercito, coinvolto per la prima volta nella storia della Repubblica in questioni di ordine pubblico, entrano in città con i carri armati e sgomberano le ultime barricate. All'inizio, ai moti di Reggio partecipano molte forze politiche, compresi i comunisti. Poi la rivolta viene egemonizzata dalla destra, dall'MSI di Ciccio Franco. E ci sono anche alcuni uomini di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo. C'è anche l'Ndrangheta. A quella data che bisogna far risalire il primo rapporto molto stretto fra Ndrangheta Reggina e destra eversiva. È un rapporto che si protrarrà lungo tutto il corso degli anni 70, tanto è vero che nella metà degli anni 70 un boss dell'Ndrangheta Reggina, come Paolo De Stefano, trascorre a Roma la sua latitanza nello stesso nascondiglio di Pierluigi Concutelli e di Stefano Delle Chiaie. La criminalità organizzata non ha mai avuto una parte politica. La mafia sta con il potere, è quello il suo referente politico. E infatti la criminalità organizzata in Italia si è sempre appoggiata soprattutto a partiti di governo. Semmai la mafia ha simpatie. L'Ndrangheta all'inizio, nella maggior parte, simpatizzava per la sinistra. La persecuzione dei fascisti nei confronti delle 'ndrine e l'invio di confinati antifascisti in Calabria avevano spostato le simpatie di parte dell'Ndrangheta verso il Partito Comunista. Poi però, poco prima che avvenga la rivolta di Reggio, succede qualcosa. Nel 1969, la tradizionale riunione delle 'ndrine al santuario di Polsi, il santuario dell'Ndrangheta, viene rimandata. Perché? Perché a Reggio Calabria si deve tenere il comizio del principe Junio Valerio Borghese, l'ex capo della decima MAS, e le 'ndrine vogliono sentire cosa dice per decidere da che parte stare. Ci sono i De Stefano, infatti, che premono per andare da quella parte. Il comizio si tiene. La riunione, invece, viene interrotta dall'intervento della polizia. Alcuni, però, i De Stefano soprattutto, decidono di appoggiare l'estrema destra. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, il principe Junio Valerio Borghese marcia su Roma assieme a militari e fedelissimi nel tentativo di realizzare un colpo di Stato. È una delle pagine più oscure e controverse della nostra storia. Il tentativo di golpe fallisce, gli uomini del principe vengono richiamati indietro e tutto finisce lì. Ma secondo alcuni collaboratori di giustizia, assieme agli uomini del principe c'erano anche 1500 uomini delle 'ndrine pronte ad intervenire. E poi c'è un'altra cosa. Durante la rivolta di Reggio succede qualcosa di brutto. Una strage, la strage di Gioia Tauro. Il 22 luglio 1970, alle 5:10 di pomeriggio, il direttissimo Siracusa Torino, la freccia del sud come lo chiamano, sta correndo sui binari all'altezza di Gioia Tauro. All'improvviso il macchinista sente un colpo, un sobbalzo sotto la locomotiva. Capisce subito cosa sta succedendo, cerca di azionare il freno, ma non fa in tempo. Di
17 vagoni escono dai binari e deragliano, schiacciandosi l'uno contro l'altro. Sei morti e 77 feriti. A far deragliare il treno è stata una bomba piazzata sotto i binari e a fornire l'esplosivo sarebbe stato un uomo dell''Ndrangheta, Giacomo Lauro, prima dell'andrina di Don Antonio Macri, poi di quella di Pasquale Condello, come affermerà lui stesso quando diventerà un collaboratore di giustizia. Attenzione, adesso c'è una piccola parentesi da non dimenticare. A Reggio Calabria ci sono 5 ragazzi, 5 anarchici che dicono di aver scoperto qualcosa sulla strage. Dicono di avere messo assieme molti elementi e di averli scritti in un dossier che vogliono portare ad un avvocato che si occupa di controinformazione. I 5 ragazzi partono per Roma con la loro Mini Morris. Ma alle porte di Roma, all'altezza di Frosinone, si schiantano contro un camion con rimorchio fermo in autostrada e muoiono tutti e 5. Fine parentesi. E poi c'è Franco Freda, uno degli imputati della strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969. 16 morti e 89 feriti. Franco Freda verrà definitivamente assolto dalle accuse di aver partecipato alla strage. Ma quando il processo si sposta in Calabria, a Catanzaro, per un po' di tempo Freda sparisce. Verrà ritrovato soltanto dopo oltre un anno in Costa Rica. Per molti anni non si è mai saputo nulla circa il periodo da lui trascorso in latitanza, tra la data della sparizione e quella del suo arresto in Costa Rica. Soltanto nel 1993 si è potuto accertare che Franco Freda trascorse quell'anno di latitanza a Reggio Calabria, ospite dell''Ndrangheta Regina. Per la precisione, egli fu ospite di 3 distinte famiglie di 'Ndrangheta, ciascuna delle quali lo ospitò per alcuni mesi. C'è un uomo, fermo nel buio. Da quasi un anno vive in un buco scavato per terra, in una fiumara, il letto asciutto di un fiume. Una specie di canyon da qualche parte, sull'Aspromonte, coperto da un tetto di frasche. Di notte, l'unica luce che filtra è quella delle stelle, che si riflette su una catena corta che lo lega ad un ceppo. L'uomo si chiama Carlo De Feo ed è un ingegnere. È stato rapito a Casoria, in provincia di Napoli, il 28 febbraio del 1983. Alcuni uomini armati l'hanno preso, gli hanno coperto la testa con un cappuccio e se lo sono portato via, fino a quel buco sull'Aspromonte, dove sta da quasi un anno senza potersi muovere, senza lavarsi, senza potersi cambiare. Gli hanno fatto scrivere una lettera alla famiglia in cui chiede un riscatto di più di 4 miliardi. Gli anni 70-80 sono stati anni atroci e brutti, soprattutto per le famiglie che hanno subito quelle atrocità. Penso a tuttora quelle persone che non hanno fatto più ritorno, che non conoscono neanche il posto dove poter piangere i loro cari. Tragica da ricordare perché per la mafia, per l''Ndrangheta in modo particolare, è stata una stagione che gli hanno permesso di avere dei liquidi, quindi introiti non indifferenti, e investire sul mondo del narcotraffico. Per fare soldi ci vogliono i soldi, per entrare nel ramo della droga, per esempio. L'eroina e la cocaina viaggiano sulle rotte delle sigarette, ma da quando è stato chiuso il porto di Tangeri sulle coste del Marocco, sbarcano sulle coste della Sicilia e della Calabria e da lì risalgono l'Italia fino alle piazze ricche del nord. Ma per venderla, la droga, bisogna prima comprarla e per comprarla ci vogliono soldi, tanti soldi. E poi ci sono gli appalti. Si possono ottenere facilmente con i concorsi truccati
e una volta ottenuti si possono gonfiare i bilanci senza fare praticamente niente. Ma per ottenerli ci vogliono le ditte, ci vogliono le macchine per smuovere la terra, i camion per trasportarle, ci vogliono le bettoniere. I terreni di Gioia Tauro passeranno da agricoli a industriali e varranno un sacco di soldi, ma prima bisogna comprarli e per farlo ci vogliono soldi. Le Endrine però non sono ricche e di soldi non ne hanno. E allora come si può fare? Bisogna prenderli a chi ce li ha, con uno dei delitti più odiosi che si possono immaginare, il sequestro di persona. Paul Getty III Jr. è il nipote di un miliardario americano e vive in Italia. L'Andrangheta lo sequestra a Roma il 7 luglio 1973 e lo porta in Aspromonte. L'Andrangheta chiede al nonno del ragazzo un riscatto enorme per quel tempo, quasi 2 miliardi. E per accelerare le trattative taglia un orecchio a Paul Getty e lo spedisce alla famiglia in una busta. È una notizia che colpisce un'Italia non ancora abituata a certe cose. Il signor Getty paga il riscatto, 1 miliardo e 700 milioni, che sono davvero un sacco di soldi per quegli anni, siamo agli inizi degli anni 70. Con i soldi del riscatto, l'Andrangheta compra pale meccaniche, ruspe e camion e costituisce ditte per ottenere gli appalti. A Bovalino, nella Locride, c'è un quartiere che gli abitanti del luogo chiamano ufficiosamente quartiere Paul Getty. I sequestrati venivano venduti tra bande. Questa è una delle cose che si è saputo. E quindi quei periodi di sequestri lunghi significava proprio questo, c'è un passaggio da una banda all'altra. Mentre Cosa Nostra siciliana proibisce ai suoi di fare sequestri in Sicilia, per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine sull'isola, l'Andrangheta agisce anche in Calabria, ma soprattutto agisce al nord. Va a prendere le sue vittime in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Emilia, e poi le porta sull'Aspromonte e ce le tiene tanto, tantissimo tempo. Come Carlo Celadon. Nel 1988 Celadon è un ragazzo di 18 anni e vive ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Il 25 gennaio un gruppo di persone mascherate lo va a prendere nella villa dove vive con i genitori e lo porta in Aspromonte. L'Andrangheta lo chiude in un buco e ce lo tiene 831 giorni. 831 giorni. Sono quasi 2 anni e mezzo. È un tempo infinito da passare chiuso in un buco senza sapere se il giorno dopo sarai ancora vivo. I rapitori mettono in atto sul giovane Carlo una strategia psicologica particolare. Lo tengono in condizioni infami, chiuso in una cella molto stretta, in cui è costretto a stare quasi sempre in piedi. E cercano di convincerlo che il padre non vuole pagare il riscatto, che la famiglia si è dimenticata di lui. Non è vero, il padre paga 5 miliardi e Carlo torna libero. Lo trovano nel cuore dell'Aspromonte, sotto un crocifisso di legno, il crocifisso di Zerbò, che la gente chiama il Cristo dei sequestrati. Pianto per anni di notte, pregavo il Signore per avere una vita da costruire con la mia fidanzata, e pregherò ancora. Cesare Casella invece resta nelle mani dell'Andrangheta per 741 giorni, più di 2 anni, cambiando spesso nascondiglio, a volte legato con una catena che lo assicura ad un ceppo come un animale, con catene alle caviglie, esposto al freddo dell'Aspromonte, senza altra difesa che alcuni maglioni. Cesare ha 19 anni. Lo prendono mentre sta in macchina, a Pavia, vicino a casa sua, il 18 gennaio 1988.
e lo rilasciano il 30 gennaio 1990. Al suo rilascio ha contribuito la battaglia di sua madre Angela, che ha lanciato appelli, ha scritto lettere aperte, è arrivata a farsi incatenare al crocefisso di Zervò, il Cristo dei sequestrati, per mobilitare l'opinione pubblica perché facesse pressione sui rapitori e anche sullo Stato perché liberassero suo figlio. Uomini che tenete in ostaggio il figlio di questa madre addolorata, rendetevi conto che un giorno morremo e date la libertà al povero giovane. Sono tanti i sequestri di persona compiuti dall''ndrangheta tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 90, sono 139. A compierli sono soprattutto le 'ndrine di Reggio Calabria e quelle della Locride, Platì, Natile, San Luca. Ci sono stati periodi nel triangolo Platì, San Luca, Natile che c'erano 10-12 sequestri contemporaneamente. E questo naturalmente destava molto preoccupazione e allarme perché l'opinione pubblica si ribellava, i giornali erano costretti a scrivere, chi amministrava in quel momento la giustizia, la sicurezza dello Stato era costretto a intervenire, hanno mandato massicciamente centinaia di uomini. Ricordo sempre durante il sequestro Ghedini, in un raggio di 4 km c'erano 968 poliziotti. Mario Iraghi viene fermato da una macchina della Guardia di Finanza mentre sta tornando a casa. Scendono quattro finanzieri che gli chiedono i documenti e poi gli dicono che deve seguirli in caserma. Solo che non sono finanzieri, sono uomini dell''ndrangheta e non lo portano in caserma, ma in Aspromonte. Anche Mirella Silocchi viene sequestrata da uomini dell''ndrangheta travestiti da militari della Guardia di Finanza. La prendono a Parma, la portano sull'Aspromonte e ce la tengono per più di 500 giorni. Le tagliano anche un orecchio per accelerare i pagamenti. Roberta Ghedini ha 20 anni. La fermano mentre in macchina vicino a casa, al Centenario di Lonato, in provincia di Brescia, e la portano a Rocella Ionica, dove la tengono per un mese incatenata per una gamba, prima di liberarla. E poi c'è Giuseppe Scalari, rapito a Trezzano sul Naviglio, Alfredo Cozzi, rapito a Paderno Mugnano, Vincenzo Medici, rapito in Calabria, Rocco Surace, anche lui rapito in Calabria, Domenico Paola, rapito a Locri, e Andrea Cortellezzi, rapito a Tradate. In 5 mesi i familiari di Andrea Cortellezzi ricevono una lettera, la sua patente e un orecchio. Poi più niente, Andrea non lo rivedono più. Come Rodolfo Cartisano, viene rapito assieme a sua moglie Franca da 6 banditi. Lei la lasciano subito in un buco, in Aspromonte. Lui non torna più. Presumo che per quelle persone che non hanno fatto ritorno, o per via della malattia, perché qualcuno non stava bene di salute, o perché alcuni avevano visto qualcosa. L''ndrangheta non ama farsi riconoscere e quando qualcuno sa o vede qualcosa che non deve vedere, si parla sempre di cose illecite, viene fatto fuori. Per convincere le famiglie a pagare in fretta, per scoraggiare allarmi e tentativi di fughe, per fare paura, l''ndrangheta tratta i sequestrati in un modo disumano, li picchia, li mutila, li violenta. Quando vengono liberati, i sequestrati sono altre persone, sconvolte, traumatizzate, dimagrite. Sembrano deportati appena usciti da un campo di concentramento. Tra tutti, il sequestro più brutto, quello più infame e disumano, è sicuramente quello di Marco Fiora. Il 20 marzo 1987, a Torino, c'è un'auto con tre persone a bordo, padre, madre e figlio. All'improvviso, due auto la bloccano, una davanti e l'altra di dietro. Escono alcune persone mascherate con le armi in pugno e spaccano i vetri dell'auto con una mazzetta. Afferrano il figlio e lo trascinano fuori,
mentre la madre grida «No, Marco no!». Marco Fiora ha 7 anni. I banditi lo portano in Aspromonte e lo tengono 17 mesi. Non lo tengono e basta, lo tengono legato per 17 mesi, senza che possa lavarsi, senza che possa cambiarsi, incatenato col polso destro ad una branda, senza potersi muovere, come un piccolo animale, per 17 mesi. Un bambino di 7 anni. Verrà liberato il 2 agosto 1988, ma i segni di quell'esperienza disumana, sia fisici che psicologici, sarà difficile cancellarli. Questo è stato l'ultimo, diciamo, sequestro che ha indotto, sostanzialmente, con risultati, ha indotto la criminalità organizzata della zona a recedere da questo impegno, anche perché non diventava più remunerativo. La presenza sul territorio di forze, di numeri, di polizia, di arma, di carabinieri, eccetera, impediva di continuare nei loro traffici illeciti, che andavano dalla droga, dalla gestione del territorio, dagli appalti, eccetera. Quindi non era più remunerativo. C'è un uomo nel buio, legato in un buco sotto le frasche, nel letto asciutto di un fiume. A volte succede che qualcuno riesca a liberarsi. I rapitori allentano la sorveglianza, oppure non chiudono le catene, o si diventa così magri da riuscire a sfilarsene. Però a volte succede che qualcuno riesca a liberarsi. A quell'uomo succede. L'ingegner De Feo si libera ed esce da quel buco in cui è stato rinchiuso per quasi un anno. Non sa dove si trova. È sulla Aspromonte, in una fiumara della Valle del Butramo, ma lui non lo sa. Quello che sa è che deve andarsene in fretta da lì, scappare il più lontano possibile prima che gli altri, i rapitori, tornino a prenderlo. Deve trovare qualcuno che possa chiamare i carabinieri, aiutarlo, riportarlo a casa. Così comincia a camminare. È in montagna, non sa dove, ma cammina, finché non vede qualcosa. Un ponte. E dietro al ponte un paese. L'ingegner De Feo non riesce a chiedere aiuto. Si trova circondato da una piccola folla di donne e bambini che lo bloccano, chiamano i rapitori e lo fanno riportare indietro. Perché quello è un paese poverissimo e anche il piccolo indotto che gira attorno ai sequestri può servire per non morire di fame. Ma non è soltanto perché la 'ndrangheta governa l'economia della miseria che l'ingegner De Feo viene riportato al suo buco nella fiumara del Butramo, dove resterà per quasi un anno, fino al 19 febbraio 1988, quando verrà liberato dietro il pagamento di un riscatto di 4 miliardi e mezzo. È che la 'ndrangheta fa paura. Fa di tutto per incutere terrore nella gente. Io sono stato eletto sindaco di Rosarno a fine novembre del 1994. Nei giorni successivi furono colpite le scuole del mio paese. Organizzammo subito una manifestazione di tutte le scuole contro i mafiosi e contro i delinquenti che avevano compiuto quegli atti. E per la prima volta sfilarono a Rosarno insegnanti, studenti, con i cartelloni, appunto, che chiedevano sicurezza per le scuole e iniziative per la legalità. La mafia rispose nei giorni successivi. Notte di Capodanno, colpendo tutti gli uffici pubblici che c'erano a Rosarno dell'amministrazione comunale, il municipio, finanche il cimitero,
colpì con la lupara, perché per una notte intera il paese fu nelle mani di queste bande di mafiosi. 35 negozi. La forza della mafia sta nell'omertà. È quella che permette il controllo del territorio, che permette di muoversi come se si fosse invisibili, di tenere un uomo dentro un buco per quasi un anno senza che nessuno dica niente, di chiedere il pizzo senza che nessuno si lamenti, di rubare, di trafficare, di uccidere, come se nessuno se ne sia accorto. E invece la gente se ne accorge. La gente non le vuole certe cose. La gente di Calabria è brava gente e non ce la vuole in casa la mafia, ma è difficile fare qualcosa. Giuseppe Vallariotti, per esempio. Vallariotti è il segretario della sezione del Partito Comunista di Rosarno. In diverse occasioni ha denunciato la presenza della mafia nella sua zona, soprattutto nel campo del commercio degli agrumi. Lo uccidono la sera del 10 giugno 1980. Gli sparano all'uscita di un ristorante in cui è andato a cena con alcuni amici. O Giovanni Losardo. Losardo è assessore comunale a Cetraro ed è anche segretario capo della Procura di Paola. Anche lui ha denunciato cose che non tornano nella sua zona. Rapporti tra 'ndrangheta e politica, influenze della mafia su certe strutture pubbliche. Lo uccidono il 23 giugno 1980. Due uomini in moto gli sparano mentre sta tornando a casa. Quando dopo tante iniziative noi siamo riusciti ad ottenere che a Rosarno arrivasse un reparto di polizia, la notte successiva penetrarono nel comune e dentro il mio ufficio scrissero che io sarei stato il primo a morire. Quando apprendemmo della confisca di beni mafiosi, lo stesso giorno io scrissi alle autorità preposte che naturalmente era da sostenere l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine e che quei beni volevo io averli per il mio comune, per farne strutture sociali al servizio dei cittadini. Comparve l'articolo, il mio intervento la mattina sui giornali, la notte spararono col Kalashnikov contro il municipio e contro la finestra del mio ufficio. I miliardi dei sequestri vengono investiti nel traffico di droga e fruttano altri miliardi. Anche questi vengono investiti, entrano nell'affare degli appalti e fruttano ancora altri miliardi. A Gioia Tauro, dove il pacchetto Colombo deciso per far cessare la rivolta di Reggio prevede la costruzione del quinto centro siderurgico, succede più o meno la stessa cosa che è successa per la Salerno-Reggio Calabria. Arrivano le 'ndrine, che sono già pronte, con le ditte per gli appalti, i camion e le macchine per il movimento terra. E arrivano anche le ditte del nord, alcune delle quali prendono subito contatto con le 'ndrine, direttamente, quasi di loro iniziativa, e si mettono d'accordo. I costi degli appalti lievitano di un 15% fisso, che è come una specie di tassa per la mafia. Tanti, tantissimi soldi. La 'ndrangheta è diventata ricca. Di solito, quando arrivano i soldi, cominciano i problemi, cominciano i litigi, i contrasti, su come spenderli, come dividerli, come farne di più. Nelle aziende normali, i contrasti al vertice si risolvono con i licenziamenti, con le buone uscite, con i cambi di ufficio. Nella mafia, no. Nella mafia si risolvono col mitra. È così che a metà degli anni Ottanta, nella 'ndrangheta, scoppia la seconda guerra di mafia. La seconda guerra di mafia scoppiò anche qui per motivi di interesse. Si dice che De Stefano Paolo era riuscito a accaparrarsi tutti i migliori affari di Reggio Calabria ed esercitava un dominio pressoché incontrastato, ma anche estremamente severo nei confronti dei suoi dipendenti. C'era qualcuno che mordeva il freno. Chi morde il freno è soprattutto l'andrina di Antonino Imerti. Antonino Imerti lo chiamano Nano Feroce, sicuramente non in sua presenza. È stato annunciato un progetto molto grosso, la costruzione di un ponte sullo stretto di Messina. Una delle estremità del ponte dovrebbe partire da Villa San Giovanni, che è nel territorio dell'andrina di Imerti.
Anche l'Andrina dei De Stefano vuole mettere le mani sull'affare, ma il nano feroce non vuole. L'11 ottobre 1985, una bomba piazzata in un'auto parcheggiata sotto casa di Merti, a Villa San Giovanni, esplode, azionata da un telecomando a distanza. È una tecnica tipica di Cosa Nostra ed è la prima volta che viene usata in Calabria. Muoiono 3 persone, ma Antonino Imerti si salva e prepara la vendetta. Archi è un quartiere di Reggio Calabria ed è il quartiere di Paolo De Stefano, il boss dell'Andrina dei De Stefano. Più che un quartiere, è un feudo, considerato impenetrabile sia alla polizia, che fatica ad entrarci se non in forze, che agli uomini delle altre Andrine. Il pomeriggio del 13 ottobre 1985, Paolo De Stefano è su una moto di grossa cilindrata, guidata dal suo guardaspalle, Antonino Pellicano. Sta andando verso il centro ed è tranquillo, perché quello è il suo quartiere. Non immagina che per cercare di ucciderlo, i suoi avversari hanno messo in piedi un agguato da Far West. Cinque uomini, uno che aspetta in strada, in macchina, e 4 in alto, sul balcone di una casa che si affaccia sulla strada. Gli sparano dall'alto con 2 fucili automatici, una lupara e una pistola di grosso calibro, massacrando sia lui che Antonino Pellicano. Scoppia la guerra. Da una parte l'Andrina dei De Stefano, alla cui guida adesso è salito Orazio De Stefano, fratello di Paolo, assieme alle Andrine dei Libri e dei Tegano. Dall'altra l'Andrina degli Imerti, assieme ai Condello e Serraino. Entrano in campo anche i superstiti della vecchia Andrina di Don Mico Tripodo, sterminata nella guerra precedente. Nella seconda guerra di 'Ndrangheta, che dura dal 1985 fino al 1991, i morti ammazzati sono oltre 700. È una guerra che si svolge per le strade, anche in pieno centro delle città di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni. Gli omicidi si susseguono anche nell'arco della stessa giornata, al ritmo di oltre 200 all'anno. In quegli anni la percentuale di morti ammazzati nella provincia di Reggio Calabria è di circa il 30 omicidi per ogni 100.000 abitanti, una percentuale altissima. Le chiamano guerre, le guerre di mafia, ma non è un'esagerazione giornalistica, sono guerre davvero. A Reggio Calabria soprattutto, ma anche nel resto della regione, si spara per le strade e a terra, in quegli anni, rimangono 966 morti, un numero enorme. Secondo la logica delle vecchie faide, la guerra non risparmia nessuno. I boss delle 'Ndrine si chiudono nelle ville, protetti da guardie armate e da sistemi di sicurezza. E allora la guerra si scatena contro chi trova, parenti, amici, non importa se siano ancora dei ragazzi. C'è un aneddoto che serve a raccontare quel massacro e come la gente l'abbia vissuto proprio come una guerra, con le abitudini quotidiane che la guerra comporta. Un giorno, a Reggio Calabria, in una famiglia normale, non una famiglia mafiosa, una famiglia comune, 2 adulti stanno leggendo il giornale mentre una bambina sta giocando da sola. Uno degli adulti legge la notizia della morte della vecchia attrice Greta Garbo. «Hai visto?» dice quell'altro. «È morta Greta Garbo». «Ah sì?» chiede la bambina. «E chi l'ha uccisa?» La guerra si conclude nel 1991 senza vinti né vincitori, ma con una pace alla conclusione della quale partecipano sicuramente anche cosche, rappresentanti di Cosa Nostra, rappresentanti delle cosche calabresi residenti nel Canada e altrove. La guerra finisce all'improvviso nel settembre del 1991. Costa troppo, sia dal punto di vista economico che di quello umano, e c'è anche chi dice che ci sia stato un intervento della politica. La pace viene sancita secondo i vecchi riti dell'Andrangheta. Per i De Stefano garantisce il boss Antonio Nirta, patriarca della locale di San Luca, dove si trova il santuario di Polsi, che l'Andrangheta considera un luogo sacro. Per gli Imerti garantisce Don Antonino Mammoliti. Pace. Da più di 900 gli omicidi scendono a 167 nel 1991 e a 74 nel 1992. C'è anche qualche omicidio eccellente. Lodovico Ligato, per esempio, è una persona molto importante. È l'onorevole Lodovico Ligato, deputato nelle file della Democrazia Cristiana.
ex presidente delle Ferrovie dello Stato, da cui si è dimesso dopo che è scoppiato lo scandalo delle Lenzuola d'Oro. L'onorevole Ligato torna a Reggio Calabria deciso ad impegnarsi anche nella politica locale, ma lo fa in un brutto momento. È in corso la seconda guerra di mafia. Già nel 1987 il Ligato doveva essere ucciso e di fronte alla difficoltà di intervenire nel corso di una guerra di mafia che vedeva contrapposti due schieramenti, lo schieramento da una parte di Stefano Degano Libri e dall'altra parte lo schieramento di Serraino, Condello, Rosmini e Merti, c'era l'estrema necessità di colpire quest'uomo perché per i precedenti che egli aveva di collegamenti con il clan De Stefano, si pensava che una volta rientrata a Reggio Calabria e rimesso nella politica e soprattutto nella parte economica che riguarda la politica, potesse portare dei vantaggi allo schieramento De Stefano. L'onorevole Ligato sa cosa si rischia a Reggio Calabria e sta molto attento. Il 27 agosto 1989 è a Bocale di Pellaro, una frazione di Reggio Calabria in cui trascorre le vacanze. È l'una di notte e Ligato sta accompagnando alcuni amici al cancello della villa. Li saluta, aspetta che si allontanino lungo il sottopassaggio ferroviario. Poi si volta per tornare indietro. In quel momento, dal buio, escono due uomini che gli sparano alla schiena. Ligato scappa, ferito, inseguito dai killer. Arriva fino al pianerottolo di casa e lì cade, davanti alla porta blindata. La moglie sente i colpi, apre per vedere che cosa è successo, ma richiude subito, perché un proiettile la manca di poco e si schiaccia contro il muro dentro casa. Poi i killer tornano da Ligato e gli scaricano addosso le pistole. In tutto, 34 colpi sparati. La seconda vittima eccellente è una persona completamente diversa. Succede il 9 agosto 1991. C'è un benzinaio che lavora sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Villa San Giovanni. Verso le 5 e mezzo di sera sente un rumore, come una frenata molto brusca, e poi vede un'auto che sbanda ed esce di strada, finendo dentro una scarpata. Arriva subito il 113, che trova la macchina giù di sotto, schiacciata contro un terrapieno. La macchina è danneggiata, naturalmente, ma c'è qualcosa di strano, qualcosa che non sembra avere niente a che fare con un incidente. C'è il buco di un pallettone sul telaio di un finestrino. Al volante della macchina c'è un uomo, e anche lui non sembra essere la vittima di un incidente. Gli hanno sparato due colpi di fucile in testa, due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Ma chi è quell'uomo? È un magistrato della Corte di Cassazione. È il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti. In quei giorni è in Calabria per trascorrere le vacanze, ma si è portato dietro un po' di lavoro. A casa alcuni faldoni di un processo che sta preparando e nel quale deve sostenere la pubblica accusa. È un processo molto importante che finalmente è arrivato all'ultimo grado di giudizio, la Cassazione. È il maxi processo a Cosa Nostra, che vede coinvolti i principali boss della mafia siciliana. Uccidere un magistrato come Antonino Scopelliti non è una cosa che serve all'Andrangheta, semmai è una cosa che fa piacere a Cosa Nostra. Chissà, forse l'Andrangheta ha stabilito rapporti con altre organizzazioni, forse. Di sicuro si è estesa ed è arrivata anche molto lontano. Africo continua ad essere la stessa, uno dei tanti centri della fascia ionica, cresciuti col boom dell'edilizia degli anni 70 e 80. A mezza costa c'è il silos di una ditta che produce calcestruzzo. È il silos di Giuseppe Morabito, detto Tiradritto. Africo non è soltanto 'Ndrangheta, come non lo è la Calabria. Africo è tante cose. Ma è anche Giuseppe Morabito, Tiradritto. È diventato importante, Tiradritto.
Dopo la guerra di mafia, l'Andrangheta ha deciso di dotarsi di un livello superiore, un po' come la cupola di Cosa Nostra. Tra i capi che fanno parte di questa specie di cupola, secondo gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia, ci sarebbe proprio lui, Utira Drittu, che sarebbe, secondo loro, una specie di Bernardo Provenzano dell'Andrangheta. Le riunioni di questa specie di cupola non si terrebbero più nel territorio del santuario della Madonna di Polsi, ma proprio lì, ad Africo. Ha fatto carriera Utira Drittu da quando era semplice contrasto onorato negli anni 50. È riuscito a mettere assieme il rispetto per le vecchie regole dell'Andrangheta, quell'idea quasi da setta esoterica, con lo spirito dei nuovi affari. Quando parla di lui, la gente dice avi più sordi du Stato, ha più soldi dello Stato. E quando il capo della polizia, Vincenzo Parisi, va nella Locride per una riunione con gli investigatori, Utira Drittu gli fa notificare da un messo comunale una diffida ad indagare su di lui, come se fosse lui la vera autorità della zona. Ora la sua influenza va oltre il paese, oltre la Locride, oltre la Calabria. L'Andrina di Morabito, e non solo quella, tutta l'Andrangheta, si è estesa anche nel nord Italia, a Milano, in Lombardia, dove è diventata una delle organizzazioni più potenti. E non solo, si è estesa anche all'estero, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia. L'organizzazione internazionale dell'Andrangheta deriva soprattutto da due fattori. Un fattore familiare, infatti ci sono molti emigrati appartenenti a famiglie calabresi e tra questi anche appartenenti a famiglie d'Andrangheta. Quindi è facile per chi vuole andare a stabilire dei rapporti in altre zone e soprattutto in altre nazioni appoggiarsi a queste persone. Sarebbe estremamente difficile partire, arrivare sul posto e non trovare nessun appoggio. E poi per poter sviluppare i mercati, certamente il mercato della droga va sviluppato a livello internazionale. Noi abbiamo un grosso mercato che viene dal Canada o che affluisce in Canada, abbiamo un grosso mercato con gli Stati Uniti, un grosso mercato specialmente per la droga leggera con l'Australia. In Australia, per esempio, ci sono alcuni terreni che stanno vicino alla cittadina di Griffith che vengono acquistati con soldi che arrivano da Platee. Sono soldi che vengono da alcuni sequestri compiuti in Lombardia. Alcuni di questi terreni vengono trasformati in grandi piantagioni di canapa indiana. C'è un deputato liberale, Donald McKay, che sembra mettersi in mezzo. Viene ucciso nel luglio del 75 a Griffith a colpi di lupara. E nel gennaio del 1989 viene ucciso anche Colin Winchester, vice capo della polizia di Canberra. E poi c'è il Siderno Group. A chiamarlo così è stata la magistratura canadese. Perché l'Andrina, che domina il gruppo criminale, che agisce soprattutto tra Canada e Stati Uniti, viene da Siderno ed è quella che una volta era comandata da Don Antonio Macri. I soldi dei sequestri arrivano in Canada, in una banca di Toronto. Vengono trasferiti negli Stati Uniti, in una banca di Manhattan, e da lì servono ad acquistare cocaina in Colombia, che poi viene trasferita in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica. Il giro d'affari è enorme. Tra droga, traffico d'armi e appalti, il Siderno Group muove un giro di 50 milioni di dollari negli anni 90. 22 febbraio 2004. Il Parco Caserta è un complesso residenziale di lusso che si trova al centro di Reggio Calabria. È in un appartamento del Residence che fanno irruzione gli agenti della squadra mobile di Reggio, che si trovano di fronte a un uomo che non oppone resistenza, anzi, si congratula con loro. «Sono onorato di fare la vostra conoscenza», gli dice. Quell'uomo è Orazio De Stefano, capo dell'Andrina dei De Stefano. È l'ultimo rimasto della famiglia dopo che tutti gli altri sono stati uccisi. Non è che lo Stato in tutto questo tempo sia rimasto con le mani in mano. Ci sono state tantissime operazioni, compiute dalle forze dell'ordine e coordinate dalla magistratura calabrese, come l'Operazione Armonia, l'Operazione Primavera, l'Operazione Olimpia, che nasce dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e che fa luce sulle guerre di mafia. Ci sono stati maxi processi con centinaia di imputati e almeno 27 amministrazioni comunali sciolte per mafia. Ci sono stati sequestri di centinaia e centinaia di chili di droga, quasi 1000 solo nel 2003. E ci sono stati arresti di latitanti eccellenti, proprio come lui, Giuseppe Morabito detto Utira Drittu, arrestato in quella cascina di Santa Venere sull'Aspromonte il 18 febbraio del 2004. Trattatemi bene, dice Morabito ai carabinieri del ROS che sono venuti ad arrestarlo.
Era latitante da più di 12 anni, utile a dritto. Stava sempre molto attento. Quando doveva incontrare qualcuno, non lo faceva venire nel suo nascondiglio. Andava lui a trovarlo, quando e dove voleva lui. E non parlava mai al telefono. Come per Bernardo Provenzano, la voce registrata di Giuseppe Morabito, detto Tiradritto, fino al momento del suo arresto, non esiste. E allora? È stata sconfitta la 'ndrangheta? Quello che colpisce l'osservatore esterno che si occupa della 'ndrangheta è di vedere come, nonostante ci siano stati nel corso di questi ultimi 15 anni centinaia di processi a carico di tutte le cosche della provincia di Reggio Calabria, con centinaia di ergastoli, migliaia di anni di reclusione comminati, con varie sentenze, e quindi l'arresto di oltre 2.000 appartenenti alla 'ndrangheta, ripeto, sorprende che tutto questo non abbia provocato un vero e proprio indebolimento di questa organizzazione, che a dire di tutti gli osservatori è oggi la più forte, la più potente, la più diffusa sia a livello nazionale che a livello internazionale. Colpisce quindi questa sorta di insensibilità della 'ndrangheta alla repressione investigativa e giudiziaria, quasi che tutto questo non riesca a scalfire il suo enorme potere, la sua struttura organizzativa di base. Tutto questo è dovuto sia alla particolare struttura organizzativa che la caratterizza e che le consente di essere presente in maniera capillare in tutto il territorio, sia in Italia che all'estero, ma soprattutto dai suoi rapporti tenuti abbastanza occultati finora, sui quali non si è indagato sufficientemente, e soprattutto è dovuto all'enorme potere economico che ha accumulato attraverso il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, questa è una storia che nessuno conosce. La storia di un'organizzazione misteriosa, dal nome difficile, che nel silenzio diventa l'organizzazione criminale più forte che ci sia oggi in Italia e una delle più forti nel mondo. Nel mercato della droga, in Sud America, in Colombia, la 'ndrangheta ha soppiantato Cosa Nostra e a volte succede che un esponente di una cosca siciliana con difficoltà di pagamento venga sequestrato dai narcotrafficanti colombiani e venga rilasciato soltanto su garanzia della 'ndrangheta, perché i calabresi delle 'ndrine sono considerati più affidabili, perché pagano in fretta e soprattutto non parlano. Quando è arrivata la tempesta dei collaboratori di giustizia, questa si è abbattuta fondamentalmente su Cosa Nostra, ma ha lasciato quasi indenne, quasi intatta la 'ndrangheta. I collaboratori di giustizia della 'ndrangheta sono una sparuta minoranza e tra queste non c'è nessun capo bastone, non c'è nessun 'ndranghetista di peso. Ancora oggi la cosca più potente di Reggio Calabria, quello dei De Stefano, ha un solo collaboratore di giustizia, uno solo. Se Cosa Nostra e la Camorra hanno ormai centinaia di collaboratori di giustizia, i pentiti della 'ndrangheta sono soltanto una trentina e tra loro c'è un solo capo locale. È per via del vincolo familiare. I componenti delle 'ndrine sono consanguinei e pentirsi, parlare, significa far finire in galera padri, fratelli e cugini e non è facile. Già è difficile per gli uomini delle 'ndrine infrangere un giuramento che è stato fatto quando erano ancora in culla, come succede ai figli dei capi, che vengono battezzati quando sono appena nati e possono sposarsi soltanto con donne di altre famiglie mafiose, scelte dalla 'ndrina per rafforzare il suo potere, come nel Medioevo. Ci sono paesi in cui, nello stesso secolo, le stesse due famiglie si sono già incontrate almeno 4 volte. La provincia di Reggio Calabria resta divisa in 3 zone, la città, la piana di Gioia Tauro e la Locride, ma si sono aggiunte anche le 'ndrine di Catanzaro e quelle della piana di Sibari. I boss latitanti posseggono ville che sembrano bunker, con sotterranei nascosti come le segrete di un castello, a volte fatti costruire a spese del comune. Sono tanti gli uomini della 'ndrangheta. Soltanto nella zona di Reggio Calabria, secondo gli investigatori, su 500.000 di abitanti, gli uomini delle 'ndrine sono 5.000. Nei nostri paesi, essere cittadini rispettosi della legalità, della giustizia sociale, del vivere
in pace, in tranquillità e far crescere il territorio, siamo in minoranza. La mafiosità e il mafioso condizionano la gente onesta. Allora la gente onesta diventa minoranza e da una parte per paura, che fa parte della condizione umana, e dall'altra perché si è soli, si è in pochi. E poi c'è un'altra cosa. Questa è una storia che nessuno conosce, lo abbiamo detto, ma è anche una storia che nessuno riuscirebbe ad immaginare. Nessuno, per esempio, riuscirebbe ad immaginare una cosa come questa. Un chilo di pasta di coca costa 20 euro. Raffinata, da un chilo di cocaina se ne possono fare 4 chili e mezzo, perché fino al 23-24% ha effetto stupefacente. Quando arriva la cocaina in Italia arriva pure al 98-99%, poi si può tagliare fino ad arrivare al 23-24%, ha sempre effetto stupefacente, quindi la cosiddetta cocaina o eroina da strada, la cocaina da strada, che sulla piazza di Milano, di Torino, di Roma costa 75 euro al grammo. Questi sono i guadagni del traffico di droga. Considerando, noi dalle nostre indagini abbiamo calcolato che l'Andrangheta e le organizzazioni che noi conosciamo possono portare in Europa in media 3.000-4.000 kg di cocaina al mese. E allora, facendo un po' i conti, un po' il calcolo matematico, vediamo quali sono gli affari dell'Andrangheta. Cioè, i guadagni sono tali e tanti da mettere in crisi il bilancio di uno Stato. Abbiamo capito bene? Facciamo il calcolo. 4.500 kg sono 4.500.000 grammi. A 75 euro al grammo sono 337.500.000 euro. Sono quasi 600 miliardi di lire al mese. In un anno diventano quasi una manovra finanziaria degna di uno Stato. È una potenza economica enorme, una quantità di soldi che spaventa. C'è un'intercettazione telefonica in cui un uomo dell'Andrangheta dice ad un altro che ha recuperato 280 miliardi di lire in contanti che avevano sepolto sottoterra. Purtroppo però la confezione non era sigillata bene e ne sono marciti 8. 8 miliardi di lire. Non importa, dice quell'altro, buttiamoli via, come se fosse niente. Sono tanti, tantissimi soldi. Ma cosa ci fa l'Andrangheta con tutti quei soldi? Il problema è investire. L'Andrangheta sta investendo soprattutto nel terziario e soprattutto negli immobili. Nel terziario con le grandi catene di distribuzione alimentare. Negli immobili soprattutto acquistando esercizi commerciali, dove è facile, dove è possibile, una sovraffatturazione. Cioè, paradossalmente il commerciante andranghetista ha l'interesse opposto, fa l'opposto del commerciante onesto, paradossalmente, cioè il commerciante onesto e normale tende a fatturare meno possibile per pagare meno tasse. L'affiliato all'andrangheta, commerciante prestanome o formalmente proprietario di un supermercato, ha interesse a fatturare di più per giustificare la ricchezza, per giustificare ancora di più quel 20% di guadagno sul prodotto. Più fattura, più può giustificare il 20% in più di guadagno. Quindi ora l'Andrangheta sta comprando molto nel nord Italia, in Europa, ad esempio soprattutto in Germania, la Germania dell'Est. L'economia mafiosa droga e avvelena il mercato. Ci sono paesi in Calabria in cui non viene più chiesto neanche il pizzo, perché tutte le attività commerciali sono di proprietà dell'Andrangheta. E non è soltanto un problema calabrese. C'è un'intercettazione telefonica in cui un uomo dice a un altro di smettere di comprare case in una cittadina della Germania, perché posseggono già tre quartieri. Non è soltanto un problema criminale, è un problema economico. E non è soltanto un problema dello Stato, è un problema della gente. Abbiamo, come comune di Rosarno, iniziato il procedimento civile per il risarcimento economico dei danni morali e materiali prodotti dalla mafia al nostro paese, alla nostra terra. E basta leggere quello che dice il Censis per quantificare in decine, centinaia di miliardi i danni economici prodotti dalla mafia alle nostre terre. Noi riteniamo che tutti
gli amministratori comunali, quelli provinciali e soprattutto la regione debba costituirsi parte civile in tutti i processi contro la mafia. Chi la vince questa guerra? Bastano i carabinieri e i poliziotti? Bastano i magistrati? C'è la voce, quella frase inquietante, quell'intercettazione all'inizio della nostra storia. L'uomo dell''ndrangheta che parla con l'imprenditore. Noi viviamo là, noi siamo là. Noi siamo il passato, il presente e il futuro. Il passato, il presente e il futuro. Ma forse no. C'è un'altra intercettazione. Sono le voci di due uomini che parlano di una faida che in un paese sta mietendo vittime su vittime. Che si dice? Chiede uno dei due. Si dice che state rovinando il paese, risponde quell'altro. La gente è stanca di tutto questo e se la gente si ribella, noi siamo finiti. Ecco, se la gente si ribella, loro sono finiti.